Una bottiglia di vino vuota, occhiali protettivi da lavoro e una t-shirt. Sono questi i tre nuovi elementi che la procura di Rimini ha aggiunto alle indagini sull'omicidio di Pierina Paganelli, l'ex infermiera trovata cadavere il 3 ottobre dell'anno scorso, nei garage del suo condominio. Secondo gli investigatori, questi oggetti potrebbero aggravare ulteriormente la posizione di Luis da Silva, il senegalese in carcere con l'accusa di aver assassinato la pensionata con 29 coltellate. Il Tribunale del Riesame di Bologna, basandosi su questi nuovi indizi e su un quadro accusatorio già ampio, ha respinto la richiesta di scarcerazione avanzata dalla difesa di lui. L'uomo rimarrà dunque in prigione, poiché, secondo i giudici, esiste il rischio che, se liberato, possa fuggire. Le indagini continuano e potrebbero presto riservare nuovi sviluppi. Sebbene la posizione di Luis si faccia sempre più delicata, non si esclude che altri soggetti possano essere coinvolti, direttamente o indirettamente, nell'omicidio di Pierina. Sul fondo di questa drammatica vicenda c'è il movente del delitto, un movente passionale. Secondo le indagini, Pierina avrebbe scoperto una relazione tra lui e sua nuora, Manuela Bianchi. Lui è sposato con Valeria Bartolucci, amica di Manuela. Una volta emersa la relazione, dopo l'omicidio, il rapporto tra Valeria e Manuela è diventato conflittuale. Tutti i protagonisti di questa tragica storia, inclusa la vittima, erano vicini di casa. Gli inquirenti ipotizzano che Manuela possa essere stata un'involontaria istigatrice dell'omicidio, avendo avuto una responsabilità morale. Era stata proprio Manuela a informare l'amante che Pierina sospettava la sua infedeltà. La pensionata aveva capito che la nuora tradiva suo figlio e stava per scoprire il nome dell'amante. Lui, temendo di perdere tutto, reputazione, amante, moglie e stabilità economica, si sarebbe sentito minacciato. Recentemente è emerso un dettaglio significativo. Il legame tra Luis e Manuela era molto più profondo di quanto si pensasse. I due amanti si sarebbero incontrati di nascosto anche dopo il delitto, rimanendo in contatto fino a 10 giorni prima dell'arresto di lui. Scambiavano messaggi in codice, come giovani innamorati. Lui è stato ripreso dalle telecamere mentre posizionava una bottiglia di vino vuota davanti al suo garage, l'oggetto in questione. Gli investigatori hanno analizzato i filmati e ritenuto che la bottiglia potesse rappresentare i momenti felici trascorsi insieme dai due amanti. Mettendo la bottiglia vuota davanti al garage, Luis ha probabilmente voluto inviare un messaggio alla sua amante. «Ti sto pensando». Infatti, nei giorni seguenti, Manuela ha condiviso su Telegram una foto che ritrae una bottiglia e un calice di vino. Nonostante la morte di Pierina, il fuoco della passione tra i due amanti non si è spento. Valeria, la moglie di lui, ha scoperto il tradimento e alcune settimane fa ha aggredito Manuela durante un'intervista televisiva. Forse anche Valeria aveva notato la bottiglia vuota. Valeria continua a difendere il marito riguardo al delitto, sostenendo: «Lui è un traditore, ma non è un assassino». Per quanto riguarda le indagini, gli inquirenti sono finalmente riusciti a recuperare la t-shirt che Luis indossava la sera del 3 ottobre, quando Pierina fu uccisa. La maglietta era inizialmente scomparsa e Luis, riluttante, aveva consegnato solo gli altri indumenti, affermando di non riuscire a trovare quella particolare t-shirt. Ora però è riemersa. Era in possesso del titolare della ditta metalmeccanica dove lavorava il senegalese. Gli investigatori sospettano che sia la maglietta indossata durante l'omicidio, poiché riconoscibile da una scritta sulla schiena, come mostrato nel filmato della telecamera che riprende l'assassino dopo il crimine. Il titolare della ditta ha consegnato anche un paio di occhiali protettivi da cantiere che Luis potrebbe aver usato per proteggere gli occhi dagli schizzi di sangue. Entrambi gli oggetti saranno analizzati per cercare eventuali tracce ematiche della vittima. Se l'esame dovesse confermare la presenza di sangue di Pierina, la posizione di Luis diventerebbe estremamente compromessa. Nel frattempo, Luis continua a proclamare la propria innocenza dal carcere, sostenuto dai suoi avvocati e dalla criminologa Roberta Bruzzone. Spera di dimostrare la propria estraneità ai fatti, ma la prova principale contro di lui rimane il video della telecamera che mostra un soggetto scuro allontanarsi dalla scena del crimine. Gli inquirenti identificano questo individuo come Luis, ma la difesa contesta l'identificazione,
sostenendo che le immagini non permettono di determinare chiaramente né il colore della pelle né il colore della maglietta. Infine, rimane ancora irrisolto l'incidente che ha coinvolto Giuliano, il figlio di Pierina. 3 mesi prima dell'omicidio della madre, Giuliano fu investito mentre andava in bici al lavoro e lasciato gravemente ferito sulla strada. Gli investigatori ritengono che i 2 eventi non siano collegati e hanno richiesto l'archiviazione delle indagini sull'incidente. Da ora in poi, tutte le risorse saranno concentrate per assicurare alla giustizia l'assassino di Pierina.